In chiusura prosegue il viaggio natalizio compiuto dalla nostra redazione in previsione dell'ormai imminente Natale 2022. Oggi con le telecamere vi portiamo all'interno dell'associazione Onlus Amici della Salute, fondata dall'amica Gina Caldarella, che ascoltiamo nelle interviste insieme al sindaco di Alcamo Domenico Surdi, alla sua vice Caterina Camarda. È stato un momento, quello da noi immortalato, di scambio di auguri fra assistiti dell'associazione, autorità della nostra cittadina e lo stesso direttivo. In questo periodo che c'è bisogno di tirare un po' su il morale, proprio questa settimana siamo state negli ospedali dell'Hospice di Saremi, di Castelvetrano, per un po' di animazione, portare un po' di allegria con i musicisti, i clown e tanti volontari. Questa sera invece abbiamo voluto ringraziare i volontari e i pazienti, i nostri assistiti, che per augurarci un buon Natale dopo 2 anni che non, diciamo, che non organizzavamo niente, ritornare è un po' veramente emozionante. Sono tanti che si rivolgono a questa porta, a questo uscio. Gina è sempre presente a qualsiasi orario del giorno e della notte. Non solo io, ma anche tutti i volontari che mi danno la forza veramente di poter continuare a assistere queste persone, perché c'è bisogno di una parola di conforto, di una parola per alleviare il dolore, e noi siamo sempre qua da 17 anni. Da 17 anni ogni anno aiutiamo più di 100 persone e devo dire che abbiamo dato sollievo a tantissime famiglie che avrebbero avuto difficoltà se non c'era l'associazione Amici della Salute. Faremo all'anno nuovo e la prevenzione nelle scuole superiori, perché i ragazzi e le ragazze devono iniziare a capire quanto sia importante per prevenire i tumori. Porteremo avanti il progetto di Marica insieme a dei medici e a dei volontari. Vice sindaco, li ho tenuti a battesimo io 17 anni fa a Gina e all'associazione sua. È un po', me la sento mia, cucita addosso questa associazione e l'impegno che loro fanno nel territorio. Noi come amministrazione questo è motivo di vanto, questo è il chiaro esempio di come un'associazione veramente con fini benefici, in questo caso proprio tangibili, possa rappresentare veramente una sorta di longa manus nell'azione di vicinanza, di sostegno alla cittadinanza. E quindi ovviamente quando Gina ci chiama noi corriamo, perché per noi oltre che un dovere morale è anche un piacere, perché comunque penso che sia sotto gli occhi di tutti il lavoro enorme che questa associazione fa per queste persone che vivono momenti di difficoltà serie, per queste famiglie che vivono un dolore. Con la speranza sempre di uscirne vincitori e con la possibilità, come fanno sempre, di avere un sorriso, soprattutto nel periodo di feste. La letterina a Babbo Natale hanno scritto se fosse possibile come dono nel 2023 avere una sede più spaziosa. Non basta più, l'attività la fanno, però siamo qui con le sedie in mezzo alla strada. È vero, loro hanno una piccola sede che peraltro anche questa, per quello che mi raccontano, è frutto di veramente un gesto d'amore verso queste persone, verso questo lavoro da parte del proprietario. Ovviamente è una sede piccolina, loro riescono a farci tutto dentro, perché ne abbiamo la prova, però è chiaro che anche in questo stiamo cercando di lavorare per accontentare il desiderio nella letterina di Babbo Natale. Vicino perché ci tengo a essere presente, mostrare anche il riconoscimento nei confronti di chi si impegna a favore del prossimo. Sotto l'albero dare questo dono all'associazione, lo spazio è poco, gli assistiti iniziano ad essere un pochettino numerosi e non bastano più gli interni, siamo anche qui per strada. E meno male che il meteo è permissivo. Vogliamo fare questo regalo a chi soffre. È una delle cose sicuramente su cui stiamo ragionando, perché è una richiesta che c'era stata fatta e quindi credo che nel prossimo anno possiamo trovare una soluzione. Auguro buon Natale a tutti quelli che ci stanno guardando, ai nostri assistiti, ai nostri volontari. Gli auguri a chi soffre, alle famiglie di chi soffre, perché soffrono insieme a loro. Un abbraccio a tutti loro, che questi siano giorni di serenità e poi pensiamo sempre al futuro con l'ottimismo.